Thank you, Ness. So fucking grateful for my ex. Thank you, Ness. Slay, slay. Every day I slay. Hello everyone, welcome or welcome back to my channel. Oggi, come avete potuto notare dal titolo, faccio un video first impression su uno dei brand forse più in hype delle ultime settimane. Ebbene sì, abbiamo qua sotto R.E.M. Beauty! Tum, tum, tum. Bene, bene, bene! Perché ho deciso di fare questo video? Perché mi avete bombardato! Mi avete fatto venire la fame! Non ne potevo più dei vostri messaggi! Prova R.E.M! Prova R.E.M! Prova R.E.M! Prova R.E.M! Prova R.E.M! Prova... Ok! It's here, bitch! It's here! Gonna try R.E.M. Beauty! Jesus Christ! Nel caso in cui non lo sapeste, Ariana Grande ha lanciato la sua linea beauty e ne stanno parlando praticamente tutti. Per chi non sapesse chi è Ariana Grande... Why? Comunque, scherzi a parte, è una cantante, è un'attrice. Beh, devo dire che come caratteristiche si avvicina molto a quello che sono io, un artista a 360 gradi. Nonostante tutti i fan di Ariana Grande siano molto felici per questo nuovo traguardo dell'artista, la beauty community è un po' stanca di vedere tutte queste celebrities che lanciano come funghi questi brand beauty. Avevo fatto anche un video in merito, vi lascio il link qua sopra se magari volete vedere l'analisi che avevo fatto io su questo nuovo trend di celebrità che escono con il loro brand. Proprio perché c'è molto scetticismo nei confronti di questo ennesimo brand, io ho deciso di fare un video first impression, disclaimer for Ariana Grande's hand, relax, perché poi quando si tratta di queste personalità purtroppo è difficile per i fan capire che le critiche vengono fatte, seppur in maniera costruttiva, verso le caratteristiche dei prodotti di questo brand e non nei confronti dell'artista, perché è veramente... You know I'm doing this, right? Abbiamo avuto esperienze pregresse. Prima di iniziare però volevo dirvi che se non siete ancora iscritti al mio canale, you better subscribe! E me lo merito un bel subscribe, visto che ho pagato un sacco di soldi! So you better put that like and subscribe right now! Io ancora non mi capacito del perché si debba pagare così tanto. Questo potrebbe essere il motivo per cui molti dei miei colleghi si sono astenuti nei confronti di questo brand, perché c'è veramente proibitiva la dogana. It's very awkward, it's too much. Il lancio è stato chiamato, se non erro, Chapter 1. Primo capitolo, ed è un lancio caratterizzato da prodotti per gli occhi e per le labbra. C'è però un prodotto base che è stato lanciato e si tratta di un highlighter, ecco il packaging. Questo brand tra l'altro è sotto la grande casa Morphe Cosmetics, infatti quando mi è arrivato il pacco c'era scritto Morphe e non capivo perché, poi ho fatto una ricerca e effettivamente fa parte della casa Morphe, come se io dicessi Estée Lauder sotto di sé a MAC, Estée Lauder stessa. Poi abbiamo Too Faced, abbiamo Bobbi Brown, Clinique, ecco Morphe adesso ha anche R.E.M. Beauty. Questa è una cosa secondo me carina da sapere. Poi ho preso due palette, ho preso dei rossetti che andremo a provare insieme, un lip gloss, un eyeliner, una matita occhi, il mascara e le ciglia finte. Ho visto che c'erano anche degli eyeshadow liquidi, però non sono un amante degli ombretti liquidi con finish metallico, cioè deve essere veramente un colore molto molto particolare per potermi invogliare a comprarlo e poi proprio ad indossarlo, perché poi io quello che compro lo voglio utilizzare. Queste sono le due palette che ho preso tra le tre che il brand ha lanciato. Ognuna delle palette costa $24, quindi totale $48. Questa qua e quest'altra. Questa palette è quella che mi ha colpito, perché sapete che io amo i nude, eccetera, eccetera. Però mi è dispiaciuto non vedere un nero, comunque un marrone più scuro. Non mi sembra una palette inclusiva, se posso essere sincera. Anche nel caso di questa palette, secondo me una persona con la pelle molto molto scura non so quanto possa sentirsi confident ad utilizzare solo ed esclusivamente questa palette. Ok, andiamo con questa palette qui che si chiama Baby Doll. Magari quest'altra la proviamo, boh, si è discusso
discusso molto sul packaging di questo brand. Molti lo criticano come basic o comunque poco entusiasmante. Voi che cosa ne pensate? Fatemelo sapere nei commenti qui sotto. Vi dico la mia. Io non sono un amante del silver, chi fa parte della YouTube fam sa per quale motivo, quindi diciamo che la mia opinione su questo packaging è un po' di parte. Tuttavia, io non lo trovo così malvagio come molti lo hanno descritto. Sicuramente magari l'estetica dello spazio, perché si basa un po' tutto sullo spazio, se vedete anche il rossetto, non è un qualcosa che ci si aspetta da un lancio beauty, però non è così male. Io sinceramente pensavo peggio. La palette, per esempio, pesa, e il peso nei prodotti cosmetici è comunque indice del fatto che sono stati usati dei materiali di una certa qualità. Forse l'identità del brand poteva essere più forte per quanto riguarda i packaging, però ecco, non lo trovo così male come molti hanno detto. Mi ricorda in alcuni packaging il brand Kiko, tra l'altro è una cosa che mi avete fatto notare voi, effettivamente questo illuminante ricorda molto i pack di Kiko. E let's see guys, è giunto il momento di provare. All'interno ci sono 8 grammi di prodotto, l'highlighter dura 24 mesi, quindi una volta che lo apriamo dura 2 anni. Facciamo un piccolo swatch per capire. Ok, la pigmentation. The pigmentation is good, oh. Let's try it out on my face. Utilizzerò questo pennello di Nabla e vediamo un po'. Highlighter che si chiama Miss Mars. Ok, boo. Ok, boo. We like this. Allora, texture ibrido tra la texture polverosa, ma è comunque anche un po' burrosa. Quegli highlighter che piacciono a me. E comunque la pigmentazione non è niente male, quindi darà un bel 8 come valutazione. Vediamo anche sul naso. This is pigmented, super pigmentato. La stesura comunque molto semplice, quindi you pass the test. Non so se me lo porterei mai in borsetta con me, perché è molto ingombrante come highlighter, però non è male, dai, c'è anche lo specchio. It's nice. Questa è Baby Doll. Poi mi piace il fatto che ci sia lo specchio, so this is a huge point for you. Ariana, tra l'altro, se non erro, R-E-M, vabbè, foneticamente ricorda Ariana, R-E-M, invece di chiamarlo Ariana Beauty, l'ha chiamato R-E-M Beauty, very, very smart. Allo stesso tempo, REM, adesso non mi ricordo bene che cosa significa, beh, se qualcuno di voi lo sa, che è proprio fan di Ariana Grande, magari lo scrivi qua sotto, così chi è interessato lo può. Voglio evitare di dire castronerie, mai sia, sennò qui è arrivata. Oh, ma come ti permetti di una cosa del genere? Relax! Allora, i nomi degli ombretti non ce li ho perché ho buttato via i packaging, quelli esterni. Vado ad utilizzare questo colore qua. Mi sembra quello più adatto al mio. Ok, al mio incarnato. E come potete notare, non ho asciugato l'ombretto perché tanto qui, raga, i colori sono talmente chiari che se non faccio così, cioè lo posso già dire che non è una palette dark skin friendly. Perché quando io dico dark skin friendly, ovviamente mi riferisco a non solo al mio incarnato, ma la classificazione dark skin. Fallout, raga, sì, ce n'è un po', però niente di preoccupante, mi sembra nella norma, buona pigmentazione. La sfumabilità qui è un po' più complessa, ma semplicemente perché non ho opacizzato il correttore di proposito per ottenere una saturazione più pronunciata. Ok, andiamo con questo colore qua, che è leggermente più scuro. Anche qui non ho opacizzato la storia perché altrimenti diventa un maramaldo, maramaldese, scriviamolo, maramaldese. So, yes. Raga, qui tocca fare una tacca crisi di quelle serie potenti, sennò qua. Siamo tutti a casa, belle mia! E continuiamo con questo ombretto qui, la nostra sfumatura, ok? Chi
e sfumiamo così. Adesso questo qui di NYX numero 33. Questo è un trucchetto che chi me l'aveva insegnato, mi trovo se a Leighton o la Lewy. Che saluto se mi stanno guardando. Let's go. Alcuni si chiedono cosa significhi Bubukiris. Bubukiris è tipo dire gattina. Ha un vezzeggiativo. Ricordate che un paio di anni fa qualcuno pensava stessi dicendo Bubukini. Ok, adesso andiamo con un pennello. Vado con questo pennello qui di Nabla e applichiamo l'ombretto. Non riesco a capire bene se è pigmentato o meno. Sì, dai, non è male. Vado con questo qui, più bronzo. Non mi fa impazzire la texture dei metallici. Li pensavo un po' più brillanti, non lo so perché. Vediamo con il dito se cambia qualcosa. I don't know, my dear friends. C'è qualcosa che non mi convince. Sarà che il look è molto chiaro e quindi non mi convince di per sé. Vabbè, adesso andiamo magari con questo colore qui, perché penso sia l'unico che io possa utilizzare. Vado con questo pennello di Sigma, le 05. Io sto cambiando la tecnica di applicazione degli ombretti. Magari faccio un video dove uno shorts, magari, sulle cose che ho cambiato. What do you think? Come potrebbe essere qualcosa di utile? Via! Shop! Via! Che bene! We like it! Oh, we like it! You like it, like it. Ok, ho fatto l'altro occhio. Adesso voglio provare il mascara. Solitamente farei l'eyeliner, però siccome voglio vedere la performance di questo mascara, che si chiama Light Night Mascara Midnight Black, questa è la colorazione, questo è lo scovolo. Penso che ce ne fossero due di mascara. Vediamo cosa succede. Allora, lo scovolo è in silicone. Tenete conto del fatto che è un mascara nuovo. A volte può incidere sulla performance. Allora, le mie ciglia, raga, sono ingestibili. Se lo scovolo non è quello giusto, fa solo casini il mascara su di me. Ecco, questo non è proprio facilissimo, da gestire. No, devo andare con questo, perché c'è un grumino che rompe proprio le culionze. Le culionze. Cioè, why? Perché usare un mascara quando abbiamo le ciglia fette? Infatti le ho comprate. Che dire, non è male, dai. Però è un effetto che a me non entusiasma molto. Che cosa ne pensate? Let me know in the comments down below, my dear friends. Applichiamo l'eyeliner, va? Lo applichiamo di qua. C'è una bella linea, my dear friends. Speriamo bene. Allora, questo eyeliner qui, oddio, si è sporcato tutto già. Si chiama Eyeliner Marker, anche questo, Midnight Black. Vediamo quando si asciuga. Allora, però la stesura, mi sembra buona. Scusate se sto in silenzio, raga, ma per l'eyeliner bisogna fare silenzio. Ma voi ce la vedete Ariana Grande che si trucca con i suoi trucchi? Allora, what should I change here? Like, something is wrong. Wow, qui non c'è il mascara, ecco qual è la differenza. Sveglia de guerra! Ok, mettiamo il mascara anche di qua. Ok, scusate che faccio silenzio, ma sto cercando di capire la performance. Ma le pettina, questo sì, però le punte, le mie che sono davvero belle, challenging, non trovo che le stia sistemando come fanno altri mascara. Che le mie ciglia, raga, sono delle capiscione, vogliono fare come gli pare a loro. It's not easy. Poi si asciuga anche abbastanza velocemente. Poi, le slide out. Forse avrei dovuto prendere l'altro. Poi magari possiamo fare un altro look con questo, con questa palette. Andiamo con le ciglia finte, che costano un occhio della testa, si può dire. Raga, $16? Anche no, eh. Cioè, sono ciglia sintetiche. Boh, non lo riesco a capire questo prezzo. Vi dico proprio la sincera verità. Vabbè, adesso le mettiamo. R.E.M. Dream Lashes, nello stile Grow and Show.
hai applicato le ciglia finte. Come le trovo? All'Ariana Grande. Non mi dispiacciono, non è proprio il mio stile, però non è male, non sono male. Vado sulla palpebra inferiore e vado ad applicare questo, così, in questo modo. Andiamo a riapplicare un pochino di illuminante, visto che questa cipria ha tolto un po' quell'effetto che piace a noi. Yes, yes, yes. La matita, questa qui, si chiama Ariane Beauty Kohl Eyeliner. Anche questa colorazione Midnight Black. Andiamo ad intensificare sulla rima inferiore, così. Ok. Yeah. Yes. Ok, ora che abbiamo applicato la matita sotto gli occhi, passiamo ai rossetti. Eccoli qua, ne ho presi due. Questo nella colorazione, oddio, non ci vedo. And Diane, maybe, yes. Questo invece si chiama Twilight. Però una cosa io non ho capito. Why put in this... Perché mettere questo pezzo di plastica? Perché? Cioè, perché? Che senso ha? Cioè, secondo me bastava lasciarlo così. It's waste. Anyways. Ah, sulle labbra screvolate. Per ammorbidire un po' le labbra, ho usato questo scrub labbra qui di MAC, che è pazzesco, io lo adoro. Allora, adesso andiamo con questo qua che si chiama Twilight. Questo è un rossetto dal finish, sembra satin opaco. I cannot tell. No, sì, è matte. Quest'altro, ah cavolo, è scuro. Wasn't expecting that. Wasn't expecting that. Meno male che ho preso questo lip gloss e andremo a risolvere la situazione. Vi posso dire, questo pack, raga, non c'è, cioè, no. Ti voglio tanto bene, però... Cioè, mi sembra quella roba del cioè. Ma poi non esce neanche fuori bene. Peccato perché il colore è anche bello, ma... Cioè, così ogni volta inizia a essere impegnativo, raga. No. This is very dark. Dai, ma cos'è quelle cose al mentolo del... No, raga, questo qui è tipo... No. È tipo plumping, sapete quei lip gloss? Tollerabile per il momento, però sì, raga, non è la mia storia. Comunque, questo qua, per chi fosse interessato, è il, infatti, plumping lip gloss nella colorazione Away Message. Considerazioni personali su Ariane Beauty. Allora, illuminante mi è piaciuto molto. Devo dire che questo forse è tra i prodotti che utilizzerò di più, nonostante il packaging sia un po' ingombrante per i miei gusti. Comunque ha un ottimo payoff, mi piace proprio tanto come risalta sul mio incarnato. I rossetti anche mi sono piaciuti molto, sono dei rossetti finish matte, si stendono molto bene sulle labbra, quindi non avete problemi, diciamo, non dovete stare lì a forzare il rossetto. Sapete che ci sono quei rossetti che sono un po' più duri, invece questi sono morbidi al punto giusto e sono anche molto molto saturi. Le palette, raga, questa palette qui, nonostante io sia riuscita a creare un look che sinceramente non indosserei, perché comunque sapete che a me piacciono i soft smokey eyes, soft glam, eccetera, non la trovo una palette inclusiva. Cioè, io ho dovuto un po', tra virgolette, barare per far vedere anche questi marroni, che nonostante siano pigmentati, poco fallout, però comunque sono borderline sul mio incarnato. Una persona che ha, per esempio, un 440 del Profilter Foundation di Fenty Beauty, non so quanto possa sfruttare realmente questa palette utilizzandola da sola. Qui ci vorrebbe un Cupid's Arrow nero e un altro qui pizzarro marrone scuro per riuscire ad ottenere un look soddisfacente. Magari lo possiamo provare a fare su TikTok, che cosa ne dite? Fatemi sapere. E
Quest'altra palette qui la voglio provare a parte, voglio provare a fare proprio il look freddo. Magari dedichiamo un altro video alla palette utilizzando anche questa. Le utilizziamo tutte e due insieme, cerchiamo di creare un look per vedere se riesco a combinare qualcosa di un po' più entusiasmante. L'eyeliner invece mi è piaciuto, si stende molto facilmente, è un nero, anche se si è asciugato io comunque riesco a percepire la nerezza di questo eyeliner. La matita, it's weird, she's very weird. Cioè sul dorso della mano, raga, va che è una meraviglia, va benissimo. Non vorrei magari che gli ombretti non diano la possibilità alla matita di stendersi bene, però comunque dovrebbe stendersi bene anche sopra un ombretto, questo io credo. Quindi la riproverò magari con questa palette qui, facciamo un bel look un po' più importante, freddo però comunque sofisticato, elegante, in uno dei miei prossimi video. E il mascara non male, questo qui andrà a finire sulla lista di mascara che utilizzerò esclusivamente prima di applicare le ciglia finte, perché nonostante pettini bene le mie ciglia, comunque non le disciplina come io vorrei. Questo in realtà è un problema mio, delle mie ciglia, sono talmente curve che se non ho una buona texture di prodotto e un buon scovolo, non c'è niente da fare, belle mia. Quindi il packaging però mi piace veramente tanto, il packaging è bello, mi piace, funzionale, nonostante sia silver così non mi dispiace. E questo per me è il prodotto peggiore di tutti quelli che ho provato, perché perché innanzitutto la stesura non è così immediata, cioè adesso ho capito cosa posso fare con questo lip gloss, cioè mi sembra messy, non lo so, it's something that I would use if I oh my god, nah raga, cioè si è pure staccato, stavo cercando di pulire l'applicatore, what the f***, nah, I'm so sorry, this product is, I don't know guys, I don't like this, e poi è piccolissimo, bocciatissimo raga. Quindi se dovessi scegliere i prodotti che ricomprerei, eyeliner, rossetti, illuminante, la matita la dobbiamo ancora testare e le palette sono da 1 a 10, le darei un 7 come voto, 7 e mezzo. Se dovessi metterlo in una categoria, sicuramente drugstore, non mi dà il vibe di un brand high end. Penso che il target teen forse lo riesca ad apprezzare un pochino di più questo brand, proprio perché ci sono dei prodotti che sono facili da stendere, non hanno troppe pretese, i packaging sono sfiziosi, non sono così malvagi come molti dicono, e ci sono delle cose anche buone. Nonostante ciò, io credo che si poteva fare di meglio con le palette sicuramente, but it's cute though, I mean, è sfizioso dai come brand, non è male, ho visto di molto peggio. E quindi sì, questa è la mia first impression sui prodotti che ho comprato. Magari sulle palette posso sperimentare e provare ad abbinarle con qualcos'altro per farle funzionare meglio. Il saluto di oggi va a Lollo Dale Dale. Ciao Lorenzo, ti mando un bacio grande, grazie mille per far parte della YouTube Fam e della Instagram Family. E se anche tu vuoi essere salutato nel mio prossimo video, l'unica cosa che devi fare è seguirmi sulla pagina Instagram, attivare tutte le notifiche e scrivere su questo post, che vedrete qua, vi lascio il link qua sotto poi della foto, cosa scriviamo oggi? Bucci bucci bao bao. Siamo giunti alla fine di questo video, quindi se siete arrivati fino a qui significa che sono stata molto brava di intrattenervi. Questo è il momento giusto per iscriversi, l'iscrizione è gratuita. Se il video vi è piaciuto, mi raccomando, non dimenticatevi di mettere un like, perché così l'algoritmo inizia ad apprezzarmi e a spingermi anche un po' di più sulla piattaforma YouTube. Noi ci vediamo più tardi su Instagram, su TikTok oppure qui su YouTube ogni lunedì e giovedì tra le 14 e le 14:30. Un bacio. Ciao.
Mi sento un po' Ariana, dai.